Hola, 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 eccomi qua, eccomi qua, eccoci qua. Questo qua è uno di quei video che io non vorrei mai fare. È tempo che non vorrei sprecare. Insomma, come dire, tirare tempo a cose più importanti per parlare di queste cose. Di quello che sto per dirvi, però purtroppo è necessario, quantomeno è l'unica cosa che posso fare, insomma, parlarne. Avrei potuto fare degli audio in Telegram, però l'audio in Telegram è un poco freddino, non trasmette del tutto l'idea, la sensazione, l'emozione. Rispetto al video, insomma, che invece è un poco più dirompente. E quindi chi ha bisogno di sentire queste parole, insomma, le sentirà, penso, con un peso un poco maggiore dell'audio in Telegram. Ripeto, non mi fa piacere, non mi fa piacere farlo. Nonostante so, ormai sono 25 anni, 25 anni. Nonostante so che questo avviene, continuerà ad avvenire, è sempre avvenuto e io l'ho sempre sopportato. Perché? Perché fa parte del gioco, perché non lo puoi evitare, perché le persone sono fatte così. Il mondo è fatto così e la vita è fatta così. Mi arrivano segnalazioni e stamattina me ne sono arrivate ancora. E quindi poi l'ultima che ho ricevuto da un carissimo amico, insomma, un carissimo Bavigliano, una persona per bene, come molti di voi. Insomma, nell'email che mi ha segnalato, mi ha scritto, dice: a me dispiace, mi dispiace più per te, ma io non capisco la faccia tosta di queste persone e cose. Allora, qual è il problema? Cioè, qual è la cosa di cui voglio parlarvi? Indirizzata a chi sa di cosa sto parlando in particolare. Insomma, ci sono in chat nel nostro gruppo Bavigliano al 100%, che ci sono delle persone che proprio 100% non sono, anzi, secondo me, manco 1%. Io già tempo fa, su un fatto del genere, proprio in Telegram, in questo gruppo, buttai fuori, e voi sapete che è difficilissimo che io lo faccia, buttai fuori un vecchio, vecchio follower, proprio storico dei miei siti, blog, gruppi, Facebook, lo buttai fuori, nonostante tutto. E lui ancora mi scriveva, cioè mi scriveva e ancora mi scriveva: ma perché, ma perché, ma perché, che ti ho fatto, che ho fatto, che non ho fatto, tu sai, io so quello che mi è stato raccontato e mi basta per buttarti fuori. Ora dovrei buttare fuori alcune persone, altre, con le quali non ho manco tutto questo rapporto che avevo con Luigi, vi dico anche chi, Luigi. Le potrei buttare fuori senza manco dare spiegazioni. Perché queste persone non è tanto per quello che fanno, che ripeto, è una cosa misera, miserabile, è normale. Ma proprio perché secondo me di Boavidiano non te ne è niente. Perché se sei un Boavidiano, principalmente rispetti Boavide, rispetti il lavoro che fa, rispetti la disponibilità che ha verso di te come tutti quanti, tu, mi chiami, io ti rispondo, ti aiuto, ti do.
nei limiti del possibile tutto quello inerente al betting, tutto quello di cui conosco e sono a conoscenza e posso trasmetterti, ok? Gratuitamente, gratuitamente. Non ho mai chiesto un euro per informazioni, consigli, suggerimenti. Non faccio corsi perché non mi prendo i soldi per dire e insegnare cose che so, lo faccio tramite i miei file. Ok? Ma quantomeno do un file in cambio. E i video delle cose che so sono gratuiti qui su YouTube. Quindi tu che fai parte del tu o voi, alcuni di voi che fate parte del gruppo Boavida 100%, Boavidiano 100%, di Boavidiano ovviamente non avete proprio nulla, perché, ripeto, non rispettate il mio lavoro, non rispettate me. Aspettate, tanto per dire, un Black Friday, comprate un file da 30-35 euro per 15 euro. Vabbè, quindi lo sottopagate, dopodiché andate in giro tra i partecipanti alla mia chat a scambiarlo, un file da 30, da 40, io ti do questo, tu mi dai quello, io ti do questo, tu mi dai quello, e quindi con 15 euro vi riempite il PC di 7, 8, 10 file con chi siete riusciti a fare questo scambio. Ci sono persone che scambiano perché non se ne importano né boa vita, non se ne importano né pensano solo ad avere un file in più a costo zero. Mancando proprio di rispetto, dicendo, ma chi ce ne importa il rispetto? Ma quale rispetto? Io risparmio 30 euro, 15 euro. Giusto, giusto. Cosa miserabile ma accettabile, sopportabile. Quindi io dovrei buttare fuori queste persone. Ma buttarle fuori significherebbe fargli capire come dire, sono stato penalizzato, sono stato derubato, tutto sommato. E quindi quello, ah, mi ha buttato fuori perché ho fatto, ho cercato di fare lo scambio di file. No, vedete, io la penso diversamente, proprio nella mia vita sono così. Io sono veramente quello che il Padre Eterno ci ha insegnato, ma se ti chiamano un Mupacchero, porgi l'altra guancia. Io porgo l'altra guancia. Porgo l'altra guancia. Mi hai dato uno schiaffo, dammene due, ma dammene tre. Ma dammene quattro, perché tu ti stancherai di darmi gli schiaffi. E io invece avrò la forza di sopportarli tutti. Tu finirai per essere stanco, io finirò per avere la faccia gonfia. Va bene? Ma io l'avrò sopportati tutti quanti. Quindi buttando fuori queste persone, non gli si crea la coscienza. Non gli si crea l'animo. Io invece voglio che queste persone, ma non tanto, abbiano vergogna, creare la vergogna in loro, di avere la vergogna di chiamare qualcuno e dire, senti, per caso c'hai power, ti do in cambio che ti fai. Facciamo questo scambio. Io voglio creare, il mio scopo è quello di creare la vergogna nel fare questo, perché è miserabile fare una cosa del genere. È miserabile, o no? Che poi stiamo parlando di cose di 20, 30 euro, 35 euro. Non pensate che sia vergognoso fare una cosa del genere. Non tanto per me, ma proprio come persone, avere vergogna ad andare lì.
in casa di qualcuno che ci dà tanto, che fa tanto, che è lì sempre disponibile, sempre. Dagli delle coltellate alla schiena. Perché io vivo anche di questo, il mio lavoro. Non c'è rispetto per il mio lavoro. Fare una cosa del genere, vergognosa, miserabile, eh? E non avere rispetto né per me né per il mio lavoro. E quindi io ringrazio i boavidiani per bene, che non fanno queste cose, non accettano queste cose, addirittura mi segnalano le persone. Quindi io so chi sei. So chi siete. E so che fate anche gli scampi. Trovate gli altri come voi, miserabili quanto voi. Perché non è solo chi chiede, è anche chi scambia, che è lo stesso miserabile quanto voi, che lo proponete. Io lo so. O pensate che non lo sappia. Io so tutto quello che succede nella chat. O nel background della chat, ma io passo sempre, che ripeto, porgo l'altra guancia, come dico sempre, lascio quelli là che vengono a copiare, quelli là che vengono gli infiltrati, lascio tutti, so, ma so ognuno di voi chi è l'infiltrato, chi è il miserabile, chi è, lo so, però poi un miserabile non può pretendere di chiamarmi e di Renzi, ma fai un favore, che favore faccio? Ma che favore vuoi che ti faccio? Questo è quanto. Vergognoso e miserabile. Un abbraccio forte a tutti i boavidiani per bene. È un invito a guardarsi dentro e a fare i conti con la propria coscienza e con la propria dignità a queste persone miserabili, perché aspettare un Black Friday, comprare in sottocosto per poi scambiare un file, lo propongono, lo scambiano con 10 di loro per avere 10 file gratuiti. Vergognoso. Io vi lascio ancora a casa mia, sperando che diate un colore diverso alla vostra anima, alla vostra dignità, perché al momento è nera, nera come il fumo di Londra, nera come nera come, che ne so, le fogne, il fondo delle fogne. Miserabili. Quindi un abbraccio, un invito a voi miserabili di cambiare colore alla vostra dignità. È un abbraccio, ma un abbraccio di cuore, veramente, a tutti i boavidiani per bene. È un grazie per le segnalazioni. Grazie, che non sono delazioni, non sono spie, ma sono gente che rispetta Boavi per quello che fa e per come lo fa da 25 anni. Un abbraccio a tutti quanti, e scusi miserabili, ma sì, ma diamolo pure a loro, va. Un abbraccino più, meno forte. Pure ai miserabili, sperando che cambino colore. Ciao, ciao a tutti voi.